L'esperienza italiana è diventata un vero e proprio punto di riferimento a livello europeo per la politica di riduzione del consumo dei sacchetti di plastica tradizionali e per il tema appunto dello sviluppo della bioeconomia. Non si coniuga la green economy con l'ideologia del mercato senza nessun tipo di contenimento e senza nessun tipo di logica di programmazione. L'unica forza che noi dobbiamo avere è quella di un tavolo che permetta a tutti quanti noi di guardare alle prospettive positive, lasciando il passato e guardando a quello che abbiamo costruito e che cosa in realtà possiamo costruire da quello che abbiamo fatto. Non dobbiamo ragionare soltanto su dei benefici ambientali, ma anche dei futuri risparmi che questo tipo di scelta può comportare in termini di minori costi ambientali e poi di minore impatto economico. Se vogliamo parlare di cambiamento del modello di sviluppo, dobbiamo anche dotarci di strumenti dei quali ci siamo progressivamente privati. Cioè di strumenti che consentano di riorientare il modello facendo anche delle scelte appunto che abbiano questa capacità di non essere schiacciate sulla quotidianità, di non guardare soltanto all'immediato, di non guardare soltanto al ritorno di carattere speculativo. Non facciamo abbastanza attenzione a quelli che sono, continuano ad essere dei primati che questo paese può vantare. Abbiamo presentato e stiamo presentando i sacchi fatti con materiale di quarta generazione, c'è una percentuale di rinnovabile che cresce, per la quarta generazione superiamo il 70%. Cambia completamente il profilo ambientale di questi prodotti. Lo studio della biodegradazione in mare sta procedendo in maniera veloce perché sono stati individuati nuovi metodi per studiare il problema e sono in preparazione degli standard, eccetera. I materiali in Mater B si decompongono in tempi rapidi nei tipici habitat dove le plastiche disperse in mare vanno ad accumularsi. Novara è la prima città nella raccolta differenziata, siamo oltre il 70%. Perché si parla anche del caso Milano? Perché Milano, rispetto alle altre comunque città italiane, è una città con densità di popolazione abbastanza elevata. E la raccolta differenziata a Milano a settembre di quest'anno si è attestata al 42,2%. Nel 2012 abbiamo trattato 890.000 tonnellate di rifiuti, puliamo 500.000 km di strade all'anno. Sicuramente Porta a Porta è un sistema che ha aiutato e aiuterà sempre di più la raccolta differenziata nelle città. La risoluzione di questa crisi non può che nascere da un cambiamento di cultura che vada profondamente a creare radici sul territorio, cioè riscoprire il territorio e riscoprire il concetto di rifiuto che non può essere più rifiuto ma che è risorsa. The Italian case demonstrates the multiple benefits of a circular bioeconomy, reindustrializing old sites, transforming environmental issues and sustainable solutions. Il 4 novembre è stata pubblicata dalla Commissione europea la proposta di modifica della direttiva sugli imballaggi. C'è bisogno di scegliere il campo e quindi non solo indicare dei limiti di spessore alle buste, ma anche di qualità della plastica che viene prodotta. E per questo io proporrò di adottare nella direttiva gli stessi limiti che abbiamo adottato in Italia come supporto pratico della nuova normativa europea. Se c'è un precedente, se c'è un obiettivo conquistato, se c'è una battaglia comune che ha dato dei risultati, poi sarà più semplice combattere le altre battaglie più difficili che avremo di fronte.